Come si fa a distinguere uno che vuole alleggerire il suo cuore da un vampiro che succhia energia? All'inizio si assomigliano molto. Lo capirete subito, dovete solamente chiedere: so che cosa ti può aiutare, ti interessa? Incontriamo sempre persone che hanno la necessità di scaricare i loro problemi e parlare male. Lo conoscete tutti. Ognuno sa che dopo una conversazione del genere non ci si sente bene e spesso conoscete già il numero di telefono sul display e siete combattuti. Che faccio? Rispondo o no? Le ultime due volte non ho risposto, ora mi tocca farlo. Dopo direte: lo sapevo. Il secchio e lo straccio con cui volevate pulire le finestre ora non si tocca più. Tutta l'energia è svanita, tutto è sparito. Ci è stata sottratta tutta l'energia. Queste persone sono i cosiddetti vampiri di energia. Li conoscete? Questi vi svolazzano intorno e dopo vi sentite svuotati. Avete bisogno di uno o due giorni per ripulirvi e ricaricarvi ed essere di nuovo pieni di energia. Energia e centrati in voi stessi. Lo sappiamo, vero? Come lo gestiamo? Dio vuole questo da noi? Dobbiamo agire così? Siamo pure brave persone. Non possiamo chiuderci a chi ha bisogno, ma dobbiamo essere molto attenti a chi diamo la nostra energia. Io personalmente sono troppo egoista per farmi svuotare ogni volta. Ma come si distingue uno che vuole alleggerire il suo cuore da un vampiro di energia? All'inizio si assomigliano molto. Lo capirete subito. Dovete solamente chiedere: so che cosa ti può aiutare, ti interessa? Un cercatore di aiuto dirà sì, un vampiro di energia dirà no, nessun aiuto, voglio succhiare energia e nient'altro. Se dite allora a questa persona: sai che c'è? Ciò che mi hai detto adesso, ciò che non vuoi dire lo so già, perché me l'hai già raccontato 25 volte. Io saprei dove puoi trovare aiuto. Ho conosciuto qualcosa di meraviglioso. Ti può interessare? Adesso non ho molto tempo, dovrei uscire subito. Sì, allora esci pure e vi siete liberati dal vampiretto di energia. Se gli parlate di un vero aiuto dove può andare e trovare sostegno, ma lei non lo vuole, questa è la differenza. Se però la persona vuole farsi aiutare dicendo sì, interessante, racconta, allora parlate insieme e dopo siete soddisfatti di questa conversazione. Ladri di tempo, ladri di energia, non lasciatevi derubare, non siete obbligati. Con amore, ma chiaramente ditevi: entro 5 minuti questa conversazione sarà terminata. Allora gli dedicate 5 minuti e poi basta. Chiudete il vostro cuore, perché se ascoltate una persona del genere, non l'aiutate, ti svuota e dopo la telefonata con te svolazza da un altro per succhiare anche lui, poiché il male non alleggerisce nessuno, piuttosto appesantisce sempre di più. Se si potesse vedere la corrente di energia durante una telefonata del genere, la forza che fluisce da una persona all'altra, cari amici, vi spaventereste. È molto interessante. Abbiamo una auto elettrica piccola che ha un indicatore 100%. È fantastico. Vi caricata la macchina indica 100%. Cominciate ad usarla e guardate come scende. Quando l'avete guidata per un bel po', l'indicatore inizia a scendere velocemente. Ad un certo punto saprete che va ricaricata presto. Cari amici, dovremmo avere un indicatore del genere per noi mentre parliamo al telefono. Telefono carico 100%. Passato il primo quarto d'ora al telefono, poi un altro quarto d'ora, l'indicatore va già sotto zero. La lancetta non può scendere di più. Ora vi dite: adesso devo smettere. Non è posso più. Se avete conversazioni di questo tipo, allora ricordatevi questo. Immaginate, la lancetta è come la batteria, si svuota, perciò fate attenzione e considerate quanto tempo ci vorrà per averla di nuovo al 100% ed essere ricaricati.